ben ritrovati a un appuntamento con A Voi la Linea. Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'indagine congiunturale della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Ci colleghiamo subito in diretta con Isabella Gregorato, che l'ha seguita per noi. A te la linea, buongiorno. Buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Ultime battute, perché la conferenza stampa si sta svolgendo tutt'ora, perché in collegamento anche con Pordenone, tra l'altro, ha parlato recentemente anche Michelangelo Agrusti, che ha usato praticamente delle tinte più rose per quello che ci si aspetta dal futuro del dopo Covid. Con noi il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, che delinea, appunto, ci delinea un quadro a tinte veramente fosche, perlomeno in base ai dati che sono stati raccolti fino ad oggi e anche le proiezioni per il futuro. Beh, i dati riguardano praticamente la parte dell'anno dove c'era lockdown e quindi non si può pretendere che questi dati fossero positivi, perché le aziende erano chiuse. Voglio ricordare tutta la gran parte del commercio, tutto il settore del turismo e dell'ospitalità, una parte del mondo manifatturiero era chiuso. Quindi questi dati ci servono poi per essere parametrati con quelli della seconda indagine che avremo verso settembre-ottobre. A oggi la situazione qual è? Beh, post lockdown abbiamo dei settori che sono completamente a terra, parlo del turismo e dell'ospitalità, basta sentire gli operatori nelle nostre località balneari. Sì, è vero che in montagna c'è più attenzione e la gente frequenta con maggior piacere la montagna, però i grossi numeri erano fatti dalle spiagge di Grado Lignano, dove purtroppo assistiamo a una mancanza, non dico totale, ma molto forte del turista proveniente dall'Austria, dalla Germania e anche da altri paesi. E il commercio va a ridosso, il commercio anche nel mese di giugno, quindi quando erano la gran parte delle attività aperte, facendo il confronto giugno 2020, giugno 2019, non c'è stato un recupero sul mese, figuriamoci un recupero sui sei mesi. E questo cosa ci porta? Ci porta a fare delle analisi che, pur avendo, come diceva l'amico Agrusti, dei dati più confortanti, ad esempio riguarda la manifattura, il settore arredo, la manifattura nel navale, la manifattura nell'arredo, ha citato Electrolux, questo è molto bello, è un fatto positivo, ma dobbiamo anche capire che il mondo economico del nostro paese è fortemente legato al consumo di beni e servizi. E se noi vediamo anche l'incremento dei depositi bancari, quindi in cash, non finanziari, da anno a anno è aumentato del 7-8%, con delle cifre importantissime, quindi vuol dire che la gente purtroppo, invece di consumare e quindi di affrontare una vacanza, una spesa o quant'altro, in una mancanza di fiducia e quindi anche di paura, tende a tesaurizzare. Ecco, questo forse è uno degli aspetti che dobbiamo un po' spingere ad una inversione, quindi anche sotto l'aspetto mediatico, perché altrimenti entriamo in un loop che, quando finirà la cassa integrazione, che non può essere all'infinito, soprattutto per il grande uso che ne è stato fatto dalle imprese di tutti i settori e che è stato uno degli elementi determinanti per l'aumento anche del debito pubblico, perché sono cifre molto molto significative. Beh, quando questa non potrà essere più così generosa come in questi mesi, allora avremo veramente i problemi delle aziende, dell'occupazione e dei disagi sociali, come il Ministro degli Interni ha evidenziato, e tutto quello che ne consegue. E quindi, Presidente, quale può essere una ricetta? Cioè, se gli italiani decidono di trascorrere le vacanze in Italia, è sufficiente a mettere un po' in moto la macchina del turismo? Ma è un palliativo, e bisogna vedere quanti soldi hanno in tasca in questo momento gli italiani e quanti ne vogliono spendere, prima cosa. Ma poi capiamo che questa crisi economica globalizzata, determinata da un fattore che non era mai accaduto all'interno della storia dell'economia moderna, sta provocando delle distonie fra comportamenti da Stato a Stato.
Vediamo sia in termini economici sia anche sociali e quant'altro. Prima parlavo con un imprenditore che era appena tornato dalla Danimarca e mi diceva: a Venezia ci sono le prescrizioni, a Vienna altre e a Copenaghen altre ancora. Capiamo che questo non va bene, perché vuol dire avere regole diverse e non sentirsi all'interno di una comunità come quella europea, che in questo momento, al di là delle tante chiacchiere, non sta dimostrando di aver capito che il problema è la permanenza dell'Europa nella sua configurazione originaria, e ogni intervento che viene rimandato, al di là che noi siamo uno dei paesi più esposti assieme alla Spagna, rischia di defaglare anche politicamente. Bene, ringraziamo il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni D'Apozzo, e qui dalla Camera di Commercio di Udine è tutto. Restituisco la linea allo studio. Ringrazio Paolo Bassi per la realizzazione del servizio. A te Alexis. Grazie a te Isabella per questa diretta. Ha già raccolto più di 1 migliaio di firme in 2 settimane il comitato Difendere la Tisana No alla variante ferroviaria, proprio per dire no al tracciato previsto da Rete Ferroviaria Italiana per la velocizzazione della Venezia-Trieste. Secondo il comitato la variante rischierebbe di avere pesanti ricadute sul territorio latisanese. Noi con la nostra azione cerchiamo di sensibilizzare sia i cittadini, facendogli conoscere il devastante impatto di questa ipotizzata variante, sia la politica locale e regionale sulla sostanziale inutilità di questo intervento. RFI fa una proposta che ha 2 componenti, una tecnologica e una strutturale, cioè il lavoro sui binari, la variante e altro. Delle due, con un costo di oltre 600 milioni di euro, la parte tecnologica, che è già in parte in atto ed è già anche, ci pare per quello che sappiamo, finanziata, già quella prevederebbe in un ipotetico risparmio di percorrenza di 10 minuti, il solo intervento tecnologico darebbe un risparmio di percorrenza di 7 minuti. Gli altri devastanti interventi, che non sono soltanto la Tisana ma anche a Porto Grovaro e sul ponte dell'Isonzo, con un costo di 500 milioni o una somma abbastanza prossima a quella cifra, darebbero un ulteriore vantaggio di soli 3 minuti. Già questo, il buon senso dimostra che sono opere sostanzialmente inutili. Dalle immagini vediamo quello che potrebbe succedere con l'arrivo di questa variante. Molte abitazioni possono essere anche coinvolte. La nuova variante passa in una delle zone che si sono sviluppate negli ultimi decenni a Latisana, quindi una zona urbanistica di grande pregio, in vicinanza e sostanzialmente tocca il centro studi e oltretutto attraversa completamente la zona che nelle previsioni urbanistiche del comune di Latisana è dove dovrebbero essere insediati i nuovi impianti sportivi, cioè c'è un'ulteriore espansione di qualità per l'abitato di Latisana. L'intervento avrebbe non solo questo impatto, ma prevederebbe anche che sulla statale 14, proprio per scavalcare, per non incrociare l'ipotizzata variante, verrebbe costruito anche un sovrappasso lungo circa 700-800 metri, anche quello dall'impatto devastante, perché attraverserebbe tutta quanta quella zona che è la zona di Crosere, una zona fortemente urbanizzata e sulla quale anche lungo la statale 14 sono insediate attività commerciali e quant'altro. Tutto quanto questo verrebbe spaccato
sia dalla nuova variante che dal sovrappasso che dovrebbe attraversare, cioè dovrebbe incrociare la ferrovia. Oltre al video lei ha delle foto che ci fanno capire quello che accadrà nel possibile arrivo di questa variante. Sì, sicuramente questa variante che ci porta a una devastazione completamente di questa parte della Tisana. Quello che più che ci conta anche è che dentro ci abbiamo un centro studi con 600 alunni che fanno un liceo. Sicuramente il palazzetto, questa croce X che dimostra, questa è la palestra e questi sono il centro studi. Praticamente la ferrovia gli passa 10 metri, sicuramente con tutto il giorno un passaggio non indifferente di treni di compagnia bella. Poi qui bisogna prevedere che poi c'è anche una stazione che va dietro. Io sono anche preoccupato perché vicino a un liceo una ferrovia non mi sembra di gran bel impatto. Spostando anche la ferrovia dalla Tisana, dove era stata posta in una posizione molto comoda per i turisti che vengono da Lignano di Bibione per lo spostamento verso Venezia o verso Trieste, va ancora a depauperare quello che è l'impatto commerciale, che siamo già in piena decadenza alla Tisana, fermi da anni e anni, non abbiamo altre risorse. Poi abbiamo la vecchia ferrovia che non troviamo niente nei tracciati che sono segnati, se rimane cosa fanno se la demoliscono, la nuova ferrovia che corre a nord che ci comprime, a ovest abbiamo il tagliamento, praticamente la Tisana è dentro in un bunker, se ritorniamo al Medioevo dove abbiamo le mura che ci circondano senza nessuna altra possibilità di sviluppo. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. L'associazione pordenonese Neda Day da 10 anni porta avanti alcune battaglie per i diritti delle donne. Da domani partirà anche la richiesta al Parlamento europeo italiano di vietare il velo alle bambine al di sotto dei 14 anni. Domani 11 luglio, giornata internazionale contro la lapidazione delle donne da Pordenone, una battaglia che è partita molti anni fa grazie all'associazione Neda Day, di cui il presidente Taher Jafarizade, che a questo punto pronti a rilanciare anche un'altra battaglia, intanto sulla giornata di domani. Beh, innanzitutto iniziamo questa grande campagna a livello europeo e a livello internazionale, perché sono 10 anni che siamo riusciti a fermare la lapidazione. Prima di tutto in Iran, successivamente speriamo di portare di togliere questa tragedia anche in altri paesi tipo l'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Dubai e così via, perché anche una settimana fa un'altra donna pakistana è stata lapidata, per cui noi chiediamo un intervento serio da parte dell'ONU in difesa delle donne e degli uomini che vengono lapidati nel XXI secolo. Ecco, su questo, nonostante la distanza da Pordenone, si riesce a portare avanti questa battaglia e voi lo avete dimostrato ottenendo anche dei risultati nel tempo. Noi da Pordenone abbiamo portato varie iniziative. Prima di tutto il discorso di spose bambine, inizialmente abbiamo portato al Parlamento europeo, che è stata approvata il 4 ottobre 2017, successivamente è diventata una legge dello Stato in Italia. Poi per fortuna noi abbiamo delle persone per bene in gamba che si offrono gratuitamente, come il caso di Sakinè, dottor Bruno Malatia, che è stato sempre vicino a me, vicino a noi a titolo gratuito, perché questo ci onora. Ecco appunto, avvocato Malatia, importante anche il sostegno che lei ha dato a questa associazione. Beh, è un onore per me aver assistito l'associazione Neda Day, soprattutto nella vicenda di Sakinè, che ha avuto un risultato positivo grazie all'intervento che abbiamo fatto al Parlamento europeo. Ma c'è un'altra battaglia che deve essere continuata e che Neda Day cercherà di sostenere a livello nazionale, anche intervenendo di nuovo col Parlamento europeo, e riguarda un'avvocatessa, Nasrim Sotoudeh, che è stata insignita nel 2012 del premio Sakharov dal Parlamento europeo, ma però nel 2018 è stata arrestata dal regime degli Ayatollah in Iran, ristretta in carcere, condannata a 33 anni di prigione e a 148 fustigazioni. E perché? Perché ha difeso le donne che non volevano portare il velo, ha difeso i bambini oggetto di violenza,
ha svolto una campagna in Iran contro le condanne a morte nei confronti di minorenni e per tutta risposta il regime l'ha carcerata. Si sono mossi molti anche in Europa, oltre che in Italia, a favore di questa avvocatessa, ma non basta perché l'Iran prosegue imperterrito in questa detenzione. Dal punto di vista legale, come si può in qualche modo dare una mano all'associazione Nedadei per vincere anche questa battaglia? No, bisogna che l'Europa in particolare faccia sentire la sua voce, come ha fatto con Sakineh, in maniera molto forte, ponendo all'Iran dei problemi di natura economica e di relazioni sul piano internazionale. Solo così si riuscirà ad ottenere un risultato e occorre impegnarsi. Pordenone ha dimostrato di saperlo fare e si è stato un alfiere in questa battaglia di civiltà a favore delle libertà delle donne e credo che potrà continuare ad esserlo. Ecco, Tahrir Jaafarizad, però c'è anche un'altra battaglia che state per cominciare. Sì, questa lotta inizia esattamente domani. Noi questa proposta porteremo innanzitutto al Parlamento europeo e successivamente al Parlamento italiano, perché per noi le bambine sono sacre. Chiediamo il divieto assoluto di portare il velo per le bambine sotto 14 anni. Dopo, quando diventeranno adulte, hanno il diritto di portare come credono loro. Per noi è fondamentale questa lotta. È una battaglia che vale per l'Italia e per l'Europa. Vale per la civiltà internazionale, perché in alcuni paesi islamici purtroppo c'è l'obbligo di portare il velo, come l'Iran, come ha spiegato in maniera limpida dottor Malatia, che appunto chi non porta il velo viene acidificata, picchiata, incarcerata, torturata solo per un fazzoletto. Per questo motivo noi ci teniamo a portare avanti questa lotta. È in corso di presentazione a Cervignano del Friuli l'iniziativa legata al primo emporio solidale del Friuli Venezia Giulia. Ci colleghiamo con la nostra Paola Trepo che si trova lì per noi. A te la linea. Sì, eccoci Alexis, si è appena conclusa la presentazione di questo importante progetto. Con noi il sindaco di Cervignano del Friuli. In cosa consiste questa importante iniziativa sociale? Dici bene, è un'importante iniziativa sociale, è il primo emporio della solidarietà che apriamo nella provincia di Udine. Cervignano appartiene alla diocesi di Gorizia e in questa diocesi ce ne sono almeno due, una Gorizia e uno a Gradisca. E noi abbiamo pensato in questo momento di particolare sofferenza anche di questa comunità a aprire in collaborazione naturalmente con Caritas questa esperienza che è proiettata a far sì che nessuno rimanga indietro. Questa straordinaria emergenza ha fatto sì che le persone siano sempre più in difficoltà, i poveri siano aumentati in modo importante anche qui. E allora noi in collaborazione con Caritas, con l'Istituto di Credito che qui a Cervignano ci darà una mano, apriremo questo spazio che sarà destinato a chi non ha abbastanza risorse per acquistare generi alimentari, quindi potrà in un modo assolutamente dignitoso, perché questo è un aspetto molto importante, fondamentale, recarsi in questo luogo ed avere dei generi alimentari che consentiranno a loro e alle proprie famiglie di tirare avanti, come si dice. Tutto questo sperando che poi questa straordinaria emergenza in qualche modo allenti la propria presa. Noi, insomma, abbiamo deciso di fare questo sforzo e siamo convinti che questa esperienza poi sarà anche esportabile agli altri comuni che fanno parte dell'ambito socioassistenziale di Cervignano. Ecco, una presenza importante anche quella dell'arcivescovo di Gorizia oggi qui nel municipio a Cervignano. Cervignano da sempre un paese vicino e solidale per tradizione. Sì, Cervignano, appunto dicevo, io sono presidente anche dell'ambito socioassistenziale, quindi a Cervignano fanno capo tutti i servizi
sociali per 18 comuni e noi intendiamo far sì che la solidarietà sia uno degli elementi importanti della nostra amministrazione e su questo siamo impegnati e vogliamo continuare adesso. Eccoci, prima di chiudere ci permettiamo chiedere un commento anche a Sua Eccellenza. Sì, sono molto contento di questa occasione, l'emporio della solidarietà vuol dire un'attenzione alle persone, un'attenzione alla loro dignità perché potranno scegliere anche come aiutarsi dal punto di vista alimentare e soprattutto diventa una cosa strutturata che coinvolge tante persone, dai volontari alle persone che poi daranno non soltanto offerte di denaro ma metteranno a disposizione, penso, delle aziende agricole, dei supermercati o altre realtà proprio per venire incontro alle necessità di queste persone che si trovano in difficoltà. Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al sindaco e all'arcivescovo e qui da Cervignano del Friuli ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo. Ora una notizia giunta poco fa in redazione. Le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia si terranno con tutta probabilità nelle due giornate del 20 e 21 settembre, ma assumeremo una decisione definitiva nella seduta di giunta del 12 luglio. A comunicarlo l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. I comuni interessati al voto sono Andrei, Sbarci, Scaneva, Cividale, Clauto, Montreale, Valcellino, Varo, Premariaco, Travesio, Valvasone, Arzene, Varmo e Villesse. L'election day a livello nazionale congloberà il referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, elezioni suppletive per seggi di Camera e Senato, rinnovo dei consigli regionali, elezione dei presidenti di 6 regioni a statuto ordinario e rinnovi degli organi di circa 1050 comuni del resto d'Italia. Noi siamo in chiusura ma vi lasciamo a un servizio perché è iniziata la sistemazione del fondo e ripristino dei segnavia del sentiero Rocai 141 Collina dei Forni e Voltri. Subito dopo il servizio della pubblicità, appuntamento con il punto di Enzo Cataruzzi, ospite il sindaco di San Daniele del Friuli. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Il CAI con le sue strutture governa la manutenzione dei sentieri della nostra regione. Quest'anno si è trovato in particolare difficoltà e questo dovuto anche al lungo stop del lockdown, quindi nella necessità di trovare delle forze aggiuntive, no, per la manutenzione dei sentieri. Opportunamente abbiamo avuto l'occasione da parte delle truppe alpine di questa opportunità qui e abbiamo, dopo una serie di incontri, individuato delle zone dove poter dislocare queste attività qua di manutenzione. Oggi ci troviamo in questa bellissima giornata sulla zona di Forni a Voltri fra Pierabec e Collina dall'altra parte e qui già i nostri alpini hanno potuto iniziare a pulire alcuni sentieri. Pensiamo che sia molto importante questo nuovo approccio per recuperare, diciamo così, quella dimensione a cui eravamo abituati nel passato, cioè gli alpini normalmente frequentavano i sentieri e normalmente anche ne facevano la manutenzione, quindi in questa veste qua abbiamo riscoperto delle vecchie cose che comunque noi riteniamo oltremodo valide. Speriamo che questo inizio di ripresa di queste attività qua non sia solo occasionale dovuto ai problemi a cui accennavo prima, ma sia anche una cosa che si consolidi nel tempo e che possa ripetersi negli anni futuri. Sulla base degli accordi intercorsi tra il Club Alpino Italiano e i vertici militari, la Commissione Giulio Carnica Sentieri Rifugi Opere Alpine del CAI Friuli Venezia Giulia, anche considerato che il normale danneggiamento invernale potrebbe essere aggravato dal ritardo degli interventi dovuto al lockdown, si è rivolto alle truppe alpine per avviare questa collaborazione che ovviamente ci auguriamo possa proseguire nel futuro.
stata attivata una unità ad hoc che svolgerà i lavori sui sentieri per tutta l'estate. Questa attività ci permetterà di vivere intensamente la montagna in aree storicamente importanti, che sono state la prima linea della guerra in montagna durante il primo conflitto mondiale. E anche questo tipo di attività per noi è anche un ritorno al passato, in quanto una volta gli alpini già facevano a premessa dei campi marcianti. Per noi è anche ovviamente un obbligo morale poter venire incontro alle esigenze del territorio che ci ospita e di cui ovviamente facciamo parte. Beh, io vengo dalla Puglia, quindi non ero abituata, diciamo, a stare in montagna, però questa esperienza mi sta insegnando tanto, e poi se posso aiutare il prossimo lo faccio subito. Quindi per me questa è un'esperienza bellissima, anche perché sto iniziando ad amare la montagna, e ringrazio anche l'esercito per questa opportunità.